Allora, riprendiamo da dove eravamo rimasti, quindi vi ricordate, ci eravamo lasciati parlando della differenza tra programma cablato, quindi realizzato da un circuito hardware, e invece l'idea di programmazione software. Qual è la differenza principale? È che essenzialmente adesso il vostro hardware che segue le operazioni aritmetico-logiche, invece di prendere in input solo i dati, prende in input anche dei segnali di controllo, ok? Quindi è tramite questi segnali di controllo che riesce a realizzare il computer l'esecuzione di programmi diversi. Quindi essenzialmente vedete che c'è un modulo aggiuntivo di hardware, un modulo aggiuntivo hardware che è un interprete di istruzioni, quindi le istruzioni vengono codificate attraverso codici binari, il modulo che interpreta le istruzioni trasforma questi codici binari in sequenze temporizzate di segnali di controllo che specificano di volta in volta qual è l'operazione che deve essere eseguita. D'accordo? Quindi il contributo che ha dato von Neumann è stato appunto quello di andare a realizzare le istruzioni come sequenze di bit memorizzate all'interno della memoria principale. Vi ricordate, avevamo detto che un programma viene realizzato come una sequenza di istruzioni memorizzate in locazioni di memoria contigue. E l'esecuzione del programma avviene andando a eseguire le istruzioni in funzione della loro posizione di seguito all'interno della memoria. C'è però comunque la possibilità di avere salti e vedremo che la possibilità di avere salti nell'eseguire le istruzioni che costituiscono un programma costituisce uno dei problemi principali per l'efficienza della pipeline. Vi ricordate, abbiamo detto che quando vogliamo eseguire più operazioni in parallelo si può usare il concetto di catena di montaggio e la catena di montaggio è molto efficiente se si eseguono tutte le istruzioni una dopo l'altra, d'accordo? Se invece ci sono salti vedremo che ci sono dei problemi, però i salti sono necessari per poter realizzare poi vari algoritmi per risolvere vari problemi applicativi, quindi non se ne può fare a meno, bisogna quindi considerarli come una componente necessaria. Poi essenzialmente nella memoria abbiamo detto ci sono i dati, quindi vedremo operazioni che richiedono l'accesso a più dati in memoria, ad esempio se dovete effettuare la somma di due operandi e questi sono specificati a livello di codice dell'istruzione come presenti all'interno di locazioni di memoria, bisogna accedere a ognuno di questi e quindi l'accesso alla memoria per la stessa istruzione è multipla. D'accordo? E appunto abbiamo detto in memoria andiamo a memorizzare sia dati che istruzioni. Ok? Allora abbiamo detto le componenti principali dell'architettura di von Neumann sono la CPU, la memoria centrale, il modulo di input-output e il bus di sistema che collega queste tre componenti. Okay? Quindi come è organizzata la CPU? Internamente vedete ci sono dei registri ad uso specializzato che approfondiremo poi successivamente quando andiamo a parlare dell'unità di calcolo appunto della CPU, la unità esecutiva che esegue le operazioni aritmetico-logiche, quindi l'ALU, e in particolare quello che ci preme adesso è capire quali sono i registri fondamentali. Ci sono due registri di cui abbiamo già parlato, che sono il registro PC e il registro IR, che sono appunto PC, il program counter, che contiene, vi ricordate?
l'indirizzo dell'istruzione successiva che deve essere eseguita. Invece registro IR, Instruction Register, istruzione che si sta eseguendo in quel momento. Okay? Come arrivano le istruzioni all'interno del registro IR? Attraverso il bus di sistema che le preleva dalla memoria. Vedete, la memoria in questa raffigurazione ha al suo interno sia istruzioni che dati. D'accordo? Quindi il program counter punta a un indirizzo di memoria che è di default l'indirizzo di memoria successiva alla locazione di memoria che contiene l'istruzione che è nel particolare momento caricata all'interno del registro IR, perché abbiamo detto la organizzazione di default del programma è che tutte le istruzioni sono memorizzate uno di seguito all'altra e quella è la sequenza di esecuzione. Okay? Come fa la CPU a prelevare la nuova istruzione da portare nel registro IR? Essenzialmente il contenuto del program counter viene spostato internamente all'interno del registro MAR, Memory Address Register, quindi è il registro che contiene l'indirizzo da inviare nella parte indirizzi del bus di sistema. Vedremo che il bus di sistema è costituito essenzialmente da tre insiemi di linee principali, sono la linea che specifica un indirizzo di memoria o di un dispositivo di input-output, le linee che specificano i dati che sono trasferiti sempre da e per la memoria o da e per un dispositivo di input-output e poi le linee dedicate al controllo, quindi che servono a far funzionare in maniera corretta la comunicazione e in particolare ad esempio nelle linee di controllo trovate la linea che specifica nel caso in cui la CPU debba effettuare un'operazione verso la memoria se è un'operazione di lettura o scrittura. Okay? Quindi il contenuto del program counter viene copiato nel registro MAR, viene inviata una richiesta di lettura alla memoria centrale, quindi il contenuto del registro MAR viene ad essere trasferito tramite le linee indirizzo del bus sia alla memoria che al modulo di input-output o i moduli di input-output, ce ne possono essere anche diversi. La memoria riconosce che l'indirizzo inviato nel bus appartiene al proprio insieme di locazioni di memoria. Contemporaneamente la CPU invia sul bus di sistema, sulle linee comandi, il comando di lettura alla memoria. Quindi la memoria riconosce che è coinvolta nel trasferimento dati, preleva dall'indirizzo specificato sul bus il contenuto, quindi in questo caso il codice dell'istruzione successiva a quella correntemente in esecuzione, e la rinvia, perché è stata fatta una richiesta di lettura, sul bus di sistema e quindi la CPU riceverà il codice dell'istruzione successiva all'interno del registro MBR, Memory Buffer Register. È il registro che appunto raccoglie i dati che arrivano dalle linee dati del bus di sistema, sia che provengano dalla memoria che da un modulo di input-output. In questo caso particolare provengono dalla memoria, quindi all'interno del registro MBR, quando è stata effettuata la lettura, sarà caricato il codice dell'istruzione da eseguire. Quindi questa informazione viene spostata nel registro IR, perché diventerà l'istruzione che bisogna eseguire in quel momento. Okay? E il contenuto del program counter, cosa succede? Diventa? Esatto, quindi viene incrementato in modo da puntare alla locazione di memoria corrispondente all'istruzione successiva. Allora, incrementare lo dovete
diciamo, prendere un po' con le pinze. Cosa significa incrementare? Allora, vedremo andando più avanti che le istruzioni possono essere tutte di uno stesso formato, o meglio della stessa lunghezza, quindi stesso numero di bit, ad esempio 32 bit o 64 bit, oppure possono anche avere formato variabile, ok? 4 byte, quindi 32 bit, o 64, o 2 byte, e così via, d'accordo? Quindi quando diremo incrementiamo il contenuto del program counter, in effetti questo incremento è un incremento che dipende dalla dimensione in numero di bit delle istruzioni, ok? Quindi in particolare dipende da quanto era lunga l'ultima istruzione che è stata eseguita, e quello che succede, come vedremo nel caso in cui si considerino architetture che hanno istruzioni che possono essere di lunghezza variabile, quello che si fa è tipicamente si porta all'interno della CPU perlomeno un paio di byte dell'istruzione, perché all'interno dei byte iniziali di un'istruzione sono contenuti tipicamente i codici delle istruzioni, e da lì si può risalire anche alla lunghezza dell'istruzione, d'accordo? Quindi essenzialmente si modifica il contenuto del program counter in modo da puntare alla istruzione successiva, ok? Questo incremento è facile se l'architettura ha istruzioni tutte della stessa lunghezza, supponiamo che siano tutte ad esempio di 32 bit e che l'indirizzamento della memoria sia al byte, quindi in quel caso il contenuto del program counter si incrementa di 4, okay? Di 4 byte alla volta. Cosa sono secondo voi i registri IOR e IOBR? Guardate, MAR, MBR, notate nessuna similitudine? Vedete che essenzialmente qui avete Memory Address Register, invece qui avete IO Address Register, quindi essenzialmente è la stessa funzione del registro MAR rivolta verso la memoria, è rivolta verso il modulo di input-output, ok? Vedremo che il modulo di input-output, e vi ricordo che ce ne possono essere anche più, è un intermediario fra la CPU e le periferiche gestite dal modulo stesso. Okay? Anche qui ritrovate un concetto che conoscete già, appunto il concetto di intermediario. È un componente hardware che può gestire o una singola periferica o anche più periferiche, lo vedremo meglio poi quando parleremo dei dispositivi di input-output. Questo modulo ha internamente un buffer di memoria che serve a contenere i dati che vengono spediti dalla CPU verso i dispositivi o viceversa. A cosa serve questo buffer? Perché i dati che arrivano dalla CPU non possono essere spediti direttamente a una periferica, secondo voi? Velocità diverse, ok? Quindi quello che succede è che la CPU, abbiamo detto, è molto più veloce delle periferiche in generale, tranne poche eccezioni, e quindi quello che succede è che c'è bisogno di un'area di memoria dove andare a memorizzare i dati che poi mano a mano verranno spediti verso in uscita alle periferiche, oppure anche prima di spedire i dati alla CPU bisogna collezionarne un certo numero all'interno di questo buffer in modo da ottimizzare l'uso della strada, cioè del bus di sistema, che il bus di sistema è utilizzato anche per la comunicazione fra memoria e CPU, e quindi si cerca, abbiamo detto, sempre di trovare il giusto bilanciamento fra i vari sistemi, e in modo che questi interagiscano nel modo più efficiente possibile. Quindi il registro IOAR appunto specifica qual è il dispositivo controllato dal modulo che è coinvolto nell'operazione di input-output, e il registro IOBR è il registro dove si ricevono i dati che provengono dalle
dalle periferiche tramite il modulo di input-output e viceversa quando la CPU deve inviare in output qualche dato, lo pone all'interno di questo registro che specifica qual è il dispositivo che deve essere coinvolto nell'operazione di output e poi tramite il bus trasferisce queste informazioni al modulo di input-output. Ovviamente il registro MBR viene utilizzato quando ad esempio la CPU vuole scrivere in una locazione di memoria, quindi cosa fa? Pone il dato da scrivere nella locazione di memoria nel registro MBR. Nel registro MAR l'indirizzo della locazione di memoria dove andare a scrivere, setta la linea di lettura scrittura a scrittura e quindi invia tutte queste informazioni sul bus. La memoria riconosce che l'indirizzo coinvolto nella comunicazione sul bus è di propria pertinenza, vede che sulla linea di comando lettura scrittura è abilitata la scrittura, sulla linea dati trova il dato che è stato spedito e quindi provvede a scrivere quel dato all'interno della locazione di memoria specificata dalle linee indirizzi. Ok? Chiaro? Quindi questi sono proprio i rudimenti dell'interazione fra la CPU, la memoria e il modulo di input-output. Vedremo che in effetti poi il modulo di input-output tramite un dispositivo che si chiama Direct Memory Access di MA può anche da solo lui, il modulo, andare a scrivere o leggere in memoria principale, quindi alleviando la CPU dall'onere di dover gestire anche il trasferimento dei dati dalla memoria verso il modulo di input-output. Allora, abbiamo visto come interagiscono i moduli fra di loro, cerchiamo anche di capire adesso un pochino in che modo è organizzata l'esecuzione di una singola istruzione. Okay? Quindi quello che viene chiamato in gergo il ciclo della CPU per eseguire un programma. Okay? Ci sono due macro passi che sono il primo passo di caricamento dell'istruzione dalla memoria alla CPU e questo è chiamato in inglese fetch, quindi reperimento dell'istruzione, e poi una volta che il codice dell'istruzione è caricato all'interno del registro IR c'è la vera e propria esecuzione dell'istruzione. Allora, mentre il primo passo, il fetch, è a parte qualche poi sofisticazione che vedremo più avanti per cercare di precaricare anche più istruzioni alla volta in modo da anticipare il caricamento all'interno della CPU delle istruzioni che successivamente dovranno essere eseguite, è abbastanza elementare. Si deve prelevare dalla memoria il codice dell'istruzione da portare all'interno del registro IR. Okay? Invece la fase, il passo di esecuzione è abbastanza complesso e oggi stesso, fra qualche minuto, cercheremo di scomporre la fase di esecuzione in tutte le sue componenti. Vi ricordate quando abbiamo detto, abbiamo parlato di una singola istruzione, abbiamo detto la singola istruzione in effetti è realizzata come una sequenza di tante micro operazioni, operazioni più piccole. Okay? Quindi qui vedremo che in effetti queste operazioni possono anche prevedere più accessi alla memoria per recuperare gli operandi. Quindi comunque dal punto di vista più ad alto livello possiamo pensare alla esecuzione di un programma come la ripetizione di questi due passi. Quindi quando parte l'esecuzione di un programma quello che succede è che la CPU effettua il fetch dell'istruzione andando a prelevare l'indirizzo dal registro PC, no? Una volta caricata l'istruzione all'interno del registro IR la esegue,
Nel frattempo il registro PC è stato incrementato, come abbiamo detto precedentemente, quindi vedete che si ritorna a effettuare il fetch dell'istruzione. Si esegue, fetch, esecuzione e così via, fino a che il processore viene a essere portato a uno stato di halt. In effetti il processore continua sempre a cercare di effettuare il fetch e l'esecuzione, a meno che non trovi una istruzione specifica di halt o che non si spenga il calcolatore. Okay? Quindi entriamo un pochino più nel dettaglio adesso del fetch e execute. Quindi abbiamo detto che all'interno del registro PC sarà memorizzato l'indirizzo della cella di memoria che contiene la prossima istruzione. Quindi si provvede a prelevare dalla memoria l'istruzione e a incrementare il program counter. Vediamo un esempio: supponete di avere una memoria con parole da 16 bit. Una parola è l'insieme di riferimento che viene utilizzato per la codifica dei dati e delle istruzioni. Per cui, quando appunto parliamo di architettura 16 bit, 32 bit, 64 bit, facciamo riferimento proprio alla dimensione di parola. Okay? Quindi è una quantità di bit presa come riferimento per rappresentare i dati più elementari e le istruzioni. Inoltre, è il numero di bit che vengono ad essere utilizzati per indirizzare le locazioni della memoria. Okay? Quindi, ad esempio, con 16 bit, quante locazioni di memoria riusciamo a indirizzare? Quanto? 2 alla sedicesima, in termini di K, mega, kbyte, megabyte, gigabyte, quant'è? Quant'è un kbyte? 2 alla 10 è un kbyte, ok? 2 alla 6 è? Quanto fa 2 alla 6? Quindi quanto possiamo indirizzare? Come 8? No, abbiamo 16 bit e costituisce un indirizzo. Se ogni indirizzo riferisce una locazione di memoria, 64 kilobyte. Ok? Va bene? Questo se la memoria è indirizzata al byte. Se è indirizzata alla parola, moltiplichiamo per 2 perché la parola è da 16 bit. Ok? Va bene, supponiamo che il program counter contenga l'indirizzo 306 in esadecimale. La CPU preleva l'istruzione dalla cella 300, poi 301 e 302, in questo caso vedete, si assume che l'indirizzamento della memoria sia alla parola. Okay? Quindi si indirizzano 6 celle di dimensione di 16 bit alla volta. Quindi l'istruzione prelevata viene inserita all'interno del registro IR e quindi viene poi di fatto eseguita l'operazione specificata dall'istruzione. Okay? Allora, quali sono le operazioni che possono essere realizzate da una istruzione? Ci sono essenzialmente quattro tipi di operazione. Un'operazione che coinvolge il trasferimento di dati tra la CPU e la memoria, quindi il processore memoria. In particolare vedremo che ci sono nelle architetture RISC essenzialmente solo due istruzioni che implicano il trasferimento di dati da e per la memoria rispetto alla CPU, perché nelle architetture RISC si cerca di mantenere il più possibile gli operandi all'interno dei registri. Vedremo che questa è una strategia che serve per aumentare l'efficienza del calcolo. Okay? Quindi nelle architetture RISC avremo che le operazioni aritmetico-logiche specificano operandi che si trovano o in registri o sono dati immediati, e
i dati vengono trasferiti dalla memoria ai registri o poi scritti dai registri alla memoria attraverso due istruzioni che si chiamano load e store. Ok? Quindi di fatto tipo di operazione è appunto trasferimento di dati tra la CPU e la memoria, tra il processore e il modulo di input-output, quindi trasferimento di dati in ingresso dall'esterno oppure in uscita, quindi dispositivi, non so, in ingresso la tastiera oppure il mouse. I dati vengono a essere trasferiti all'interno della CPU in uscita, pensate ad esempio ad una stampante. Okay? Elaborazione dati, che abbiamo detto è svolto dalla ALU, quindi la vera trasformazione di dati, quindi sono operazioni aritmetico o logiche, e infine operazioni di controllo che riguardano appunto quello di cui abbiamo parlato all'inizio della lezione, cioè il fatto che la sequenza di esecuzione delle istruzioni che compongono un programma può essere alterata da salti. Okay? Quindi in particolare per chi di voi già ha programmato un po', facciamo riferimento a salti condizionali e non condizionali per la realizzazione di cicli. Okay? Quindi ad esempio prelievo delle istruzioni della cella 149 che dice che la prossima istruzione è nella cella 182, quindi nella cella di indirizzo 149 esadecimale c'è un'istruzione di salto non condizionata che dice di saltare all'istruzione contenuta nella cella di indirizzo 182. Ok? Allora, vediamo adesso un piccolo esempio di esecuzione di qualche istruzione all'interno di una ipotetica macchina con registri PCIR AC e registro accumulatore. Allora, nelle architetture diciamo più vecchie, un modo per cercare di risparmiare memoria, perché vi ricordate, abbiamo visto che inizialmente calcolatori avevano poca memoria a disposizione perché era molto costosa, occupava molto spazio. Quindi era una preoccupazione da parte dei progettisti delle architetture di cercare di minimizzare il più possibile l'utilizzo della memoria e anche quindi andare a cercare di ridurre il numero di volte che si accedeva alla memoria per effettuare dei calcoli. Quindi il registro accumulatore è un registro specializzato che mantiene sempre uno dei dati relativi alle operazioni aritmetico-logiche e anche il risultato. Okay? Quindi in particolare se ad esempio volete effettuare la somma di due numeri, ci si aspetta che un numero sia caricato all'interno dell'accumulatore e il risultato della somma va a finire all'interno dell'accumulatore. Okay? In questo modo l'istruzione di somma deve specificare solo un operando, quindi nelle architetture più vecchie tipicamente era l'indirizzo di memoria dell'altro operando, del secondo operando. D'accordo? Quindi in questo modo si accedeva alla memoria principale solo una volta. Non si doveva specificare esplicitamente dove cercare il secondo operando, perché questo per default era caricato all'interno dell'accumulatore, e il risultato dell'operazione automaticamente viene a essere memorizzato all'interno dell'accumulatore, distruggendo quindi il primo operando. Ok? In questo modo, ad esempio, si realizzano molto facilmente delle sommatorie, okay? Per cui si introduce il primo numero all'interno dell'accumulatore e poi all'accumulatore si vanno a sommare di volta in volta i vari addendi della sommatoria. Okay? Vi ricordate, le prime architetture servivano soprattutto per fare conti economici, commerciali, dove quindi le somme erano molto, diciamo, importanti, erano l'attività principale. Quindi supponiamo di avere un'architettura di questo tipo, supponiamo di avere
una memoria con parole di 16 bit e che quindi sia i dati che le istruzioni siano rappresentati su 16 bit, perché appunto 16 bit è il riferimento che prendiamo sia per la memorizzazione dei dati di base che delle istruzioni. Per quanto riguarda le istruzioni, assumiamo che i primi 4 bit siano utilizzati per codificare il tipo di operazione. Quindi abbiamo detto che le istruzioni vengono a essere codificate in sequenze di bit. In questo caso stiamo ipotizzando di utilizzare 16 bit per codificare le istruzioni. Decidiamo che i primi 4 bit servano per codificare che tipo di operazione si deve eseguire. Okay? Quindi con 4 bit abbiamo 16 diversi codici che possiamo rappresentare, quindi 16 operazioni diverse. Facciamo qualche esempio concreto. Ad esempio possiamo decidere che la configurazione di bit 0001 a cosa corrisponda? Corrisponda all'operazione di caricamento nell'accumulatore del contenuto di una certa cella di memoria, il cui indirizzo sarà poi specificato nei successivi 12 bit, perché abbiamo 16 bit, i primi 4 codificano il tipo di istruzione, i successivi 12 in questo caso saranno corrispondenti a un indirizzo di memoria che specificherà il contenuto, qual è l'indirizzo il cui contenuto verrà ad essere caricato all'interno dell'accumulatore. Okay? Qui stiamo facendo una ipotesi di una macchina molto semplice. Ad esempio il codice 0010 potremmo decidere che è corrispondente ad una operazione di scrittura in memoria del contenuto dell'accumulatore, il cui indirizzo dove andare a scrivere sarà specificato dai 12 successivi bit. Okay? Se mi sto perdendo qualcuno, fermatemi subito. È chiaro quello che sto dicendo? Vi torna a tutti? Ok. Altro esempio, il codice 0101 specifica la somma del contenuto di una cella di memoria al contenuto attuale dell'accumulatore. Sappiamo già che il risultato di questa somma va a finire nell'accumulatore. Ok? Quindi di nuovo i primi 4 bit saranno 0101, i successivi 12 specificheranno l'indirizzo dell'allocazione di memoria dove andare a prelevare il dato da sommare al contenuto dell'accumulatore. Ok? Va bene. A questo punto vedete che in effetti dei 16 bit, per come sono fatte le istruzioni, sfruttiamo solamente 12 per indirizzare un'allocazione di memoria, ok? Quindi dei nostri 64K in effetti riusciamo a sfruttare solamente 4K per indirizzare, ok? Perché abbiamo detto i primi 4 bit corrispondono al codice dell'istruzione, i successivi 12 a un eventuale indirizzo di memoria, quindi la quantità di memoria che riusciamo a indirizzare con 12 bit è 2 alla 12, 2 alla 10 è un K, 2 alla 2 è 4, quindi sono 4K byte. Okay? In questo caso 4K, locazione di memoria da 16 bit. Va bene, quindi fatte queste premesse, qui vedete un esempio di esecuzione di poche istruzioni. Allora, in particolare qui vedete nell'esempio che trovate rappresentato in maniera grafica a destra, cosa si fa? Si somma il contenuto della cella 940, sempre esadecimale, con il contenuto della cella 941 e si memorizza il risultato nella cella di indirizzo 941, sempre in esadecimale. Okay? Per far questo vengono utilizzate 3 istruzioni e poi andremo a vedere proprio passo passo cosa succede.
si assume che inizialmente il program counter contenga l'indirizzo 300, sempre rappresentato in esadecimale, e che anche il contenuto delle celle di memoria nella rappresentazione grafica sia in esadecimale. Okay? Quindi vi ricordo che la rappresentazione esadecimale, abbiamo detto, è utile per rappresentare in maniera compatta sequenze di bit. Okay? Quindi ovviamente nel calcolatore avete tutta la rappresentazione binaria, per rappresentare in maniera compatta il contenuto utilizziamo invece la notazione esadecimale, così raggruppiamo a 4 i bit e viene fuori una rappresentazione più compatta. Okay? Quindi cerchiamo di capire cosa succede, vedete il primo riquadro in alto a sinistra, questo, abbiamo cosa? Sulla sinistra vedete la rappresentazione del contenuto della memoria e sulla destra la rappresentazione del contenuto dei tre registri principali che ci interessano, quindi in particolare il program counter, l'accumulatore e il registro IR. Okay? Allora vedete che nelle locazioni di indirizzo 300, 301, 302 c'è la codifica delle istruzioni che devono essere eseguite di seguito. Okay? Qui non abbiamo salti, quindi siamo nel caso più semplice. Si parte con l'esecuzione della istruzione che è contenuta nell'indirizzo 300, perché vedete program counter in questo momento contiene l'indirizzo 300, quindi si preleva il contenuto della locazione di memoria 300 dalla memoria e lo si porta all'interno del registro IR, sempre passando attraverso il bus, e quindi il dato viene prima a essere memorizzato nel registro MBR e poi da lì portato nel registro IR. Okay? Ho 1940, allora i primi 4 bit corrispondono alla sequenza binaria, ditemi i bit, sì, quindi 0001, giusto? A cosa corrisponde quindi? Vi ricordate? 0001 carica nell'accumulatore il dato che è prelevato da un indirizzo della locazione della memoria. Okay? Quindi i successivi 12 bit costituiscono l'indirizzo da cui prelevare il dato. Quindi questo è il motivo per cui vedete che vi ritrovate cosa? Che si accede, vedete, alla locazione di memoria di indirizzo 940, perché i primi 4 bit rappresentano il codice dell'istruzione, i successivi 12, quindi 3 cifre esadecimale, rappresentano l'indirizzo dove andare a prelevare il dato. Okay? E infatti vedete qui nel secondo riquadro in alto si preleva il contenuto della locazione di memoria di indirizzo 940, che è 0003 in esadecimale, e lo si porta all'interno dell'accumulatore. Okay? Quindi questo primo riquadro rappresenta cosa? Abbiamo detto ci sono due passi, il fetch dell'istruzione. Quest'altro riquadro invece rappresenta il risultato dell'esecuzione dell'istruzione che è stata prelevata. Okay? Notate anche che a questo punto viene incrementato il program counter di 1, in effetti, volendo proprio essere precisi, mentre si esegue l'istruzione il program counter sarebbe già incrementato qui, ma lo vedremo meglio poi andando avanti. Quindi quello che si fa, seconda riga, esecuzione della seconda istruzione, vedete, si va a prelevare, quindi si effettua il fetch dell'istruzione all'indirizzo 301 e lo si porta all'interno del registro IR. 5 in binario, come lo rappresentate? Con la sequenza 0101. Okay? Andiamo a vedere a cosa corrisponde. 0101 somma al contenuto attuale del accumulatore il dato che è specificato tramite l'indirizzo che lo contiene
dai successivi 12 bit. Quindi andiamo a vedere, vedete che qui quindi il 5 è il codice dell'istruzione, 941 è l'indirizzo della memoria dove andare a prelevare il dato da sommare all'accumulatore. E infatti vedete che nella parte di esecuzione si accede alla locazione di memoria di indirizzo 941, si preleva il dato che è 2 esadecimale, lo si somma al contenuto attuale dell'accumulatore che in questo momento è 3, quindi 3 più 2 uguale 5, e infatti vedete che alla fine dell'esecuzione dell'istruzione nell'accumulatore trovate il 5. Okay? Ultima istruzione, vedete, si incrementa il program counter, si punta alla locazione 302, il contenuto della locazione viene portata all'interno del registro IR, concludendo il fetch della terza istruzione, il codice dell'istruzione è 2, quindi 0010, a cosa corrisponde? 0010 scrive in memoria il contenuto dell'accumulatore, ok? A quale indirizzo? Quello specificato dai 12 bit successivi, ok? Quindi andiamo a vedere qual è l'indirizzo. L'indirizzo è 941, quindi si va a prelevare il contenuto dell'accumulatore e questo viene a essere scritto all'interno della locazione di indirizzo 941, di fatto sovrascrivendo il 2 che c'era prima, quindi diventa a questo punto un 5. Ok? Quindi abbiamo visto in maniera molto semplice, su un'architettura molto semplice, cosa succede dal punto di vista operativo quando si va a eseguire una sequenza di istruzioni. Okay? L'abbiamo visto a un livello ancora abbastanza elevato, nel senso che abbiamo detto si effettua il fetch, si fa l'esecuzione, però non abbiamo visto i dettagli poi di cosa succede durante l'esecuzione. In effetti il ciclo di esecuzione è abbastanza complesso. Qui vedete una prima versione semplificata. Okay? Facciamo però la pausa e poi andiamo avanti dopo la pausa. Okay? Allora, riprendiamo con la lezione. Quindi abbiamo detto, mentre la fase di fetch, a parte qualche sofisticazione che vedremo più avanti, è abbastanza semplice, il passo di esecuzione, la fase di esecuzione invece è particolarmente complessa. Perché questo? Perché le operazioni che devono essere svolte come specificate dalle istruzioni coinvolgono spesso degli operandi. Okay? A parte quello, c'è anche tutta la parte relativa alla cosiddetta interpretazione del codice dell'istruzione. Okay? Quindi qui vedete una rappresentazione per ora parziale, perché vedremo che dovremo aggiungere delle componenti a questa rappresentazione grafica, dei vari stadi, delle varie operazioni che devono essere eseguite per effettivamente portare a termine l'esecuzione di una singola istruzione. Okay? Quindi partiamo con la palla, chiamiamola palla, in basso a sinistra, quindi Instruction Address Calculation. Qui di fatto si fa riferimento al fatto che quando si va a effettuare il fetch dell'istruzione bisogna prima calcolare l'indirizzo da cui prelevare l'istruzione, ok? Allora, abbiamo già capito che se non ci sono salti, l'indirizzo da cui prelevare l'istruzione è quello di seguito all'istruzione che è correntemente in esecuzione e l'indirizzo viene calcolato incrementando in maniera opportuna, abbiamo detto attenzione alle istruzioni con lunghezza variabile, il contenuto del program counter. Pensate però all'esecuzione di un salto dove l'indirizzo dove saltare può essere specificato in vari modi.
Vedremo che nel tempo si sono messe a punto varie modalità per specificare l'indirizzo di una memoria in funzione delle limitazioni hardware o della flessibilità. Cosa significa questo? Che dipende dai modi di indirizzamento. Vedremo che in alcuni casi risulta conveniente specificare un indirizzo come ad esempio la somma del contenuto di un registro più un dato costante, un displacement, oppure andare ad accedere a un indirizzo di memoria che contiene un indirizzo il cui contenuto è l'indirizzo o l'istruzione da utilizzare. Quindi ci possono essere vari modi che possono essere utilizzati per specificare un indirizzo di memoria, ok? Quindi o un indirizzo diretto oppure l'indirizzo deve essere calcolato in qualche modo. Quindi questa sfera che trovate qui, in questa rappresentazione grafica, vi essenzialmente ricorda questo, vi dice che la prima cosa da fare è bisogna capire qual è l'indirizzo da dove andare a prelevare l'istruzione. E quindi serve della logica o dei circuiti per calcolare questo indirizzo. In alcuni casi è un indirizzo che già è dato così com'è, non bisogna fare calcoli, in altri casi invece bisogna fare dei calcoli, okay? Quindi la prima cosa da fare è sapere dove andare a prelevare l'istruzione, e per far questo in alcuni casi c'è bisogno di effettuare dei calcoli. Quindi questo è il primo passo. Una volta che sappiamo qual è l'indirizzo, c'è la fase vera e propria di fetch. Allora, vedete che in questa rappresentazione grafica avete delle sfere in basso e delle sfere in alto. Vi viene in mente quale può essere la ragione? Semplicemente per far stare tutto il flusso all'interno del lucido oppure no? Come? Cosa significa il livello più alto? Livello di astrazione o succede qualcosa? Allora, guardate, qui c'è il fetch dell'istruzione, fetch dell'operando, memorizzazione dell'operando. In basso trovate essenzialmente sempre, vedete, calcoli, operazioni sui dati, calcoli. Quindi quale può essere la differenza? Esatto, quindi in alto sono tutti accessi alla memoria, o in lettura o in scrittura, ok? In basso invece sono tutti calcoli che essenzialmente vengono fatti all'interno della CPU, ok? Quindi questa rappresentazione non è una rappresentazione a caso, ma mette in evidenza quando bisogna accedere alla memoria, che sono le sfere in alto, e quando invece bisogna fa ricorso a dei circuiti che sono interni alla CPU, okay? Quindi calcolo dell'indirizzo dove andare a prelevare la prossima istruzione è qualcosa che si fa all'interno della CPU. Una volta che abbiamo l'indirizzo dobbiamo accedere alla memoria per prelevare l'istruzione, okay? Una volta che l'istruzione è caricata all'interno del registro IR bisogna capire cosa rappresenta, perché l'istruzione non è altro che una sequenza di bit. Questa sequenza di bit deve essere trasformata in segnali di controllo, ok? Ritorniamo indietro. Vediamo se riesco, ecco. Vi ricordate questa figura? La parte in alto cosa dice? Si prende in ingresso i codici delle istruzioni e li si trasforma in segnali di controllo. Okay? Questo processo è in gergo denominato decodifica. Quindi si decodifica il codice di una istruzione in modo da creare quei segnali di controllo, anche una sequenza temporizzata di segnali di controllo, che corrispondono all'operazione che è specificata nella codifica binaria. Okay? Quindi abbiamo detto, dopo che è stato effettuato il fetch dell'istruzione, abbiamo visto che l'istruzione va a finire nel registro IR, Instruction Register, da lì
viene letto da un circuito che trasforma il codice dell'istruzione in una sequenza temporizzata di segnali di controllo. Okay? Cosa fanno questi segnali di controllo? Di fatto quello che succede è che l'istruzione in genere coinvolge gli operandi, okay? Quindi dei dati su cui fare delle operazioni. Di nuovo, questi dati possono essere specificati utilizzando diverse modalità. Okay? Si può dire il dato è immediato e codificato direttamente all'interno di una parte dell'istruzione, alcuni bit dell'istruzione codificano il dato stesso, quella è la cosiddetta modalità immediata, non bisogna più accedere alla memoria perché il dato è già all'interno dell'istruzione, oppure si può dire il dato è all'interno di un registro, e quindi bisogna andare a leggere il registro, oppure, caso pessimo, e capiremo perché, il dato è memorizzato all'interno di una locazione di memoria e quindi devo accedere alla memoria. Perché è il caso pessimo questo? Come? Più lento. Più lento perché si accede velocemente ad un registro, ancora più velocemente se il dato è immediato all'interno del codice dell'istruzione, altrimenti se si deve accedere alla memoria principale lo si deve fare passando attraverso il bus di sistema. È come voi che siete comodi a casa, dovete prendere l'auto, andare in un'altra, non so, in un supermercato, prelevare il prodotto che vi serve e tornare indietro. Ci mettete più tempo piuttosto che aprire il frigorifero e prendere il latte che invece siete dovuti andare a prendere al supermercato. Okay? Quindi pensate a questa analogia ogni volta che dovete valutare se è più veloce accedere a un dato da un registro oppure accedere alla memoria per prelevare quel dato. Okay? Tra l'altro vedremo che c'è una modalità di accesso alla memoria, o meglio di specifica dell'operando, che è la modalità di indirizzamento indiretto, per cui bisogna accedere più volte alla memoria per prelevare il dato, perché un primo accesso si accede ad una locazione di memoria che contiene l'indirizzo della locazione di memoria che contiene il dato. Sembra una cosa barocca e inutile, ma capiremo perché è utile, perlomeno perché era molto utilizzato questo metodo nelle architetture più vecchie. Okay? Quindi, di nuovo qui vedete, avete questa sfera che vi rappresenta il calcolo dell'indirizzo dell'operando. Quando l'indirizzo è stato calcolato, si effettua il fetch dell'operando, quindi dalla memoria, nel caso pessimo, si preleva. L'operazione può specificare anche più operandi e quindi ci può essere la necessità di tornare indietro qui e calcolare l'indirizzo del successivo operando. Se pensate ad esempio a un'operazione di somma dove i due operandi sono tutti e due specificati in memoria principale, magari con modalità di indirizzamento diverso, beh, dovete prima calcolare l'indirizzo del primo operando, effettuare il fetch dell'operando dalla memoria, poi tornare in questo stadio per calcolare l'indirizzo del secondo operando, effettuare il fetch del secondo operando, quindi portarlo dalla memoria all'interno della CPU. Quando tutti gli operandi sono stati prelevati, si può finalmente eseguire l'operazione che è specificata dal codice operativo dell'istruzione. Okay? Quindi se era una somma, una moltiplicazione, una divisione, una sottrazione, oppure una operazione logica di AND o di OR e così via. Okay? Quindi data operation non fa altro che realizzare, tipicamente data operation coinvolge l'utilizzo dell'ALU. L'ALU però può anche essere utilizzata per il calcolo degli indirizzi degli operandi. Okay? Quindi vedete che all'interno di una stessa istruzione l'ALU può essere utilizzata anche più volte. Okay? Una volta che è stata eseguita l'operazione attraverso l'ALU, cosa bisogna fare? Bisogna memorizzare il risultato.
Ma di nuovo, dove andiamo a memorizzare il risultato, ci può essere necessità di calcolare l'indirizzo dove andare a memorizzare il risultato. E quindi qui di nuovo, vedete, avete uno stadio in cui si esegue il calcolo dell'indirizzo di dove andare a memorizzare il risultato. Una volta che l'indirizzo è stato calcolato, si effettua la scrittura tipicamente in memoria, okay? Cioè tipicamente dipende perché sono nella scrittura RISC, vedremo che si scrive in un registro e poi sarà un'istruzione ad hoc che è la store che sposterà quando necessario il dato da un registro alla memoria. Okay? Quindi qui stiamo considerando il caso più generale possibile. Notate che anche in questo caso, se l'istruzione ha bisogno di scrivere più risultati, bisogna di nuovo tornare indietro nello stadio di calcolo dell'indirizzo dove andare a memorizzare il successivo output e così via. Poi finalmente, una volta che tutti i risultati sono stati scritti, si torna indietro all'istruzione al calcolo dell'indirizzo della prossima istruzione. Qui vedete anche una freccia che dalla memorizzazione dell'operando torna al calcolo dell'indirizzo dell'operando. Allora, questa freccia è utilizzata da quelle istruzioni che vengono a operare su più dati cosiddetti vettoriali o sulle stringhe. Okay? Se pensate ad esempio a istruzioni multimediali, vi ricordate nella storia che abbiamo fatto dell'evoluzione dei calcolatori, abbiamo detto a un certo punto c'è stata anche l'introduzione di istruzioni multimediali, quindi che permettono di eseguire la stessa operazione su più dati fra di loro omogenei, che possono essere immagini oppure audio e così via. Quindi in questo caso quello che si fa è che si va nella prima esecuzione dell'istruzione, si accede al primo elemento del vettore, per esempio il primo pixel o insieme di pixel dell'immagine, e poi si procede con i successivi pixel che sono specificati come area dall'istruzione stessa. Okay? Quindi non c'è bisogno di rifare il fetch e la decodifica dell'istruzione perché è sempre la stessa operazione che viene a essere eseguita su dati sequenziali. Okay? Lo stesso vale nel caso in cui sia un'operazione che si esegue su una stringa, quindi una sequenza di caratteri. Quindi si eseguirà prima sul primo carattere, poi sul secondo e così via. Quando si termina l'esecuzione dell'istruzione, vedete che si passa all'esecuzione dell'istruzione successiva, partendo dal calcolo dell'indirizzo da cui andare a effettuare il fetch dell'istruzione. Okay? Questo è ancora una rappresentazione parziale di quello che succede veramente. Perché? Perché per motivi di efficienza è stato poi nel tempo introdotto il sistema delle interruzioni. Avete mai sentito parlare delle interruzioni? Sì o no? Pochi. Va bene, allora cerchiamo di capire perché è utile avere le cosiddette interruzioni. Okay? Allora, essenzialmente il sistema delle interruzioni è un meccanismo tramite il quale altri moduli, tipicamente moduli di input-output, possono interrompere la normale sequenza di esecuzione di un programma da parte della CPU. Okay? Questo di fatto perché? Vediamo che ci sono varie classi di interruzioni, quindi interruzioni dovute all'esecuzione, a problemi di esecuzione di un programma, ad esempio l'esecuzione di un'operazione di moltiplicazione ha portato ad un overflow. Cosa significa overflow? Abbiamo capito dalle prime lezioni che il numero di bit che vengono utilizzati per rappresentare i numeri è finito all'interno di un calcolatore, giusto? E quindi vi ho anche avvisato, guardate che
all'interno di un calcolatore non potete rappresentare tutti i numeri possibili, soprattutto reali che sono infiniti, voi avete un numero di configurazioni finite di bit, quindi non ci riuscite, ok? La stessa cosa vale anche per gli interi, quindi con un certo numero di bit potete rappresentare fino a un certo numero. Per esempio, se rappresentate numeri senza segno, abbiamo detto con n bit possiamo rappresentare numeri da 0 a 2 alla n-1, ok? Se l'operazione di moltiplicazione vi porta a un risultato che non è rappresentabile con quel numero di bit, avete un problema, ok? E quindi si crea un cosiddetto overflow, si va al di fuori della possibilità di rappresentazione, ok? Si esonda, ok? La traduzione dall'italiano. E quindi c'è bisogno di segnalare questo errore. Quindi le interruzioni possono essere utili in prima istanza per segnalare un errore, quindi il fatto che c'è qualcosa che non va bene. Quindi nel caso di esecuzione di un programma, questo può essere dovuto appunto ad un calcolo che porta a, come risultato, a un numero che non è rappresentabile con i bit a disposizione, o altro caso tipico, di un'operazione di divisione dove cercate di dividere un numero per zero. Quindi in tutti questi casi viene generato una interruzione di classe programma, cioè di tipologia programma. Un altro esempio di utilizzo delle interruzioni è l'interruzione che è generata da un timer all'interno del calcolatore. Questo è utile quando avete più utenti che utilizzano lo stesso calcolatore. Vi ricordate sempre quando abbiamo parlato di evoluzione dei calcolatori, abbiamo parlato dell'utilizzo in time sharing, no? Quindi avevate più utenti che potevano eseguire i propri programmi sullo stesso calcolatore, sullo stesso mainframe, ok? Come avevamo detto che funzionava il tutto? Che la CPU veniva dedicata per intervalli di tempo a utenti diversi, in maniera alternata, ok? Come fa la CPU a sapere quando smettere di eseguire il programma di un utente rispetto a quello di un altro? Esiste un timer interno che invia queste famose interruzioni. Quindi viene definito un cosiddetto quanto di tempo, quindi intervallo di tempo, durante il quale la CPU esegue il programma dell'utente A, ok? O meglio, uno dei programmi, perché l'utente A può avere vari programmi, quindi uno dei programmi dell'utente A. Finito il quanto di tempo, passa ad eseguire il programma dell'utente B e così via. Quando è che finisce, quando è che la CPU sa che è scaduto il quanto di tempo? Perché gli arriva un'interruzione da parte del timer. Quindi ogni volta che inizia a eseguire un programma di un utente, viene inizializzato questo timer, passa il tempo, quando finisce il quanto di tempo, il timer avvisa la CPU che il quanto di tempo è finito e quindi si deve dedicare ad un altro utente o un altro programma. Quindi viene generata una interruzione. Ok? Situazione, che è quella che discuteremo un pochino più in dettaglio oggi, perché è una situazione che può portare appunto a tanti vantaggi, è la gestione dell'input-output, quindi interruzione di categoria input-output. Di fatto serve per segnalare la fine di una operazione di input-output. Abbiamo detto, qualcuno di voi lo ha ribadito, che una periferica tende a essere molto più lenta della CPU. Okay? Quindi abbiamo due alternative. Nel caso in cui la CPU debba interagire con una periferica, cosa fa? Invia una richiesta, supponete sia ad esempio una periferica di scrittura, ad esempio una stampante, alla stampante e rimane in attesa finché la stampante non gli restituisce un feedback. Senza fare nient'altro. Oppure quello che la CPU può fare, il motivo per cui sono state introdotte le interruzioni, è
inviare una richiesta alla stampante e continuare a eseguire altre operazioni che non pregiudicano l'esito della stampa. Quando la stampante restituisce un feedback, lo fa avvisando la CPU attraverso una interruzione. Okay? Quindi essenzialmente è come quando voi svolgete qualche diciamo, compito con qualche amico in cui vi dividete quello che c'è da farsi, però se non vi organizzate bene cosa succede? Che uno di voi dice ok, io ho fatto questa parte, adesso ti passo il lavoro a te e poi te mi dai il risultato e rimanete in attesa che il vostro collega vi passi il risultato, in attesa cosiddetta passiva, senza fare nient'altro. Non è molto efficiente come modo di organizzare il lavoro, ok? Quindi l'idea è che voi passate il lavoro al vostro collega, fate qualcos'altro, quando il vostro collega ha terminato vi avvisa, ok? E la stessa cosa succede nel caso di un calcolatore, quindi nel caso di un dispositivo di input-output. Infine, un'altra categoria di interruzioni sono quelle che non vorreste mai avere all'interno di un calcolatore, guasto hardware, okay? Quindi ad esempio la mancanza di alimentazione oppure un guasto hardware di una memoria e così via. Vedremo che in effetti nelle memorie ci sono anche i cosiddetti guasti soft, cioè temporanei, okay? E motivo per cui poi vengono utilizzati i cosiddetti codici di correzione di errore che permettono di spesso gestire questo tipo di errori temporanei. Vi ricordate, abbiamo parlato dell'XOR che abbiamo detto serve come operazione logica all'interno di questi codici di correzione dell'errore. Qui li ritroviamo appunto perché nel caso in cui ci sia un problema, ad esempio un errore di lettura da un chip di memoria, questo errore può essere sistematico, il chip ormai è rotto e non funziona più, oppure può essere dovuto a questi problemi temporanei di cui parleremo andando avanti e che spesso si riescono a gestire tramite questi codici di correzione degli errori. Allora, cerchiamo adesso di capire meglio, proprio nell'ambito della gestione dell'input-output, perché è utile avere le interruzioni. Okay? Vi ho dato già un'idea di massima. Entriamo un po' più nel dettaglio per capire il guadagno in efficienza che si ha con la possibilità di poter interrompere il normale funzionamento dell'esecuzione di un programma. Allora, perché interrompere? Di fatto per migliorare l'efficienza della elaborazione, d'accordo? Quindi, come esempio, consideriamo il caso dell'input-output, abbiamo però capito che le interruzioni servono anche a qualcos'altro, quindi a segnalare degli errori, che possono essere errori di calcolo, errori hardware, oppure abbiamo detto per temporizzare la quantità di lavoro che la CPU dedica a ogni programma, ad ogni utente. Ok? Allora abbiamo detto che molti dispositivi esterni, quindi periferiche, sono più lenti del processore, ok? E quindi bisogna evitare che la CPU attenda fino a che l'operazione di input-output sia terminata, ok? In particolare, perché i dispositivi esterni sono più lenti? Soprattutto perché sono o legati a un input da parte dell'umano, che è lento, tastiera, mouse, ok? Oppure nel caso di schermi touch, il fatto che viene appunto a essere passato il dito, le mani sullo schermo, e in molti altri casi, quelli di output, perché sono coinvolte delle componenti meccaniche. Pensate alla stampante, quindi sicuramente la meccanica è molto più lenta dell'elettronica, ok? Quindi qui vediamo adesso una rappresentazione grafica con tre pannelli. Nel pannello più a sinistra vedete cosa succede, c'è cioè una rappresentazione grafica di cosa può succedere senza l'utilizzo delle interruzioni. Nei due pannelli più a destra invece vedete cosa succede nel caso di possibilità di utilizzare le interruzioni.
Nel pannello centrale un caso che è particolarmente favorevole perché si riesce a evitare che la CPU attenda di appunto il completamento di un'operazione di input-output. Nel pannello più a destra invece il caso in cui nonostante le interruzioni comunque c'è bisogno di attendere un pochino. Okay? Essenzialmente la differenza è fra il pannello a sinistra e gli altri due. Quindi cerchiamo di capire prima cosa succede nel pannello a sinistra e poi discuteremo la sottile differenza, non tanto sottile, però diciamo la differenza fra la rappresentazione del pannello centrale e quello del pannello a destra. Okay? Allora, cosa rappresenta il pannello a sinistra? Sulla parte sinistra del pannello, questa, vedete una rappresentazione grafica della sequenza di istruzioni che sono eseguite dalla CPU. Okay? Quindi questo è il programma utente che sarà costituito da una sequenza di istruzioni costituite dal corpo di questo primo segmento del programma. Poi vedete che viene messa in evidenza una istruzione di scrittura verso un dispositivo esterno. Okay? Qui non importa quali sono le istruzioni contenute in questo primo segmento del programma, ma si assume che non siano operazioni di input-output. Okay? Quindi la prima istruzione di input-output è questa write, quindi si scrive informazione in output. Poi, una volta che è stata eseguita questa scrittura, si esegue un'altra porzione di programma, rappresentata sinteticamente da questo segmento 2. Poi vedete c'è di nuovo una istruzione di write sempre sullo stesso dispositivo, si assume. E poi di nuovo una sequenza di istruzioni non di input-output che è rappresentata da questo segmento 3 e infine una ultima istruzione di scrittura sempre sullo stesso dispositivo. Okay? Cosa succede quando si esegue una istruzione di scrittura su un dispositivo? Siccome ci rivolgiamo a un dispositivo esterno, lo facciamo attraverso il modulo di input-output. Allora, quello che succede quando viene a essere eseguita questa istruzione è che viene di fatto ad essere richiamato un programma di gestione dell'input-output che è costituito da, appunto, in questo caso vedete, tre segmenti, o meglio, due segmenti, il 4 e 5, che sono di preparazione per la scrittura, l'esecuzione del comando vero e proprio verso il dispositivo e infine una sequenza di istruzioni che servono per raccogliere eventuali problemi dovuti alla scrittura. Allora, il segmento 4 si riferisce alla preparazione dei dati da inviare al dispositivo. Il comando di input-output di fatto manda il comando al dispositivo e il segmento 5 costituisce quell'insieme di istruzioni che servono a raccogliere il feedback dal dispositivo, quindi leggere ad esempio una flag che dice se c'è stata un'anomalia o meno nell'esecuzione del comando di scrittura. Okay? E poi vedete che c'è una AND che fa tornare l'esecuzione alla write e quindi si prosegue poi dopo con le istruzioni successive del segmento 2. Okay? Quindi la CPU cosa farà? Inizierà a eseguire tutte le istruzioni nel segmento 1. Quando incontra la write, manda in esecuzione la write. Di fatto la write la potete considerare come quella che vedremo essere una procedura, quindi viene a essere caricato la prima istruzione del programma che gestisce il dispositivo in scrittura, vengono eseguite le istruzioni del segmento 4, sempre da parte della CPU, e infine viene inviato questo comando al dispositivo. A questo punto è lì che interviene il problema della lentezza del dispositivo rispetto alla CPU. D'accordo? Perché? Perché
Nel momento in cui la CPU invia questo comando di input-output, deve aspettare che il dispositivo termini l'esecuzione di quel comando. Ma il dispositivo ci può mettere tanto tempo relativamente a quanto veloce è la CPU. Per cui quello che la CPU tipicamente fa, in questo caso in cui non ci sono le interruzioni, è continuare a andare a leggere un bit di stato del dispositivo, della periferica, che è diciamo, fornito alla CPU tramite il modulo di input-output. Okay? Quindi va a controllare, ha finito, no, 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 ha finito, sì. A quel punto, con le istruzioni del segmento 5, si va a vedere se ha finito con successo o se c'è stato qualche problema. Se ha finito con successo, tutti contenti, si ritorna all'esecuzione del programma utente a partire dall'istruzione successiva alla write, okay? E quindi il prima istruzione del segmento 2. Notate però che durante questo frangente, che non è tanto frangente, ma intervallo di tempo in cui il dispositivo esegue il comando di input-output, la CPU è lì ferma ad aspettare che il dispositivo termini. Non fa nient'altro. O meglio, semplicemente continua a intervalli regolari ad andare a verificare se il dispositivo ha eseguito il comando oppure no. Se non l'ha eseguito, aspetta un po', riprova, aspetta un po', riprova, senza fare nient'altro. Okay? Quindi capite che questo crea molta inefficienza. Allora, questo succede per la prima write, succede per la seconda write, vedete che qui si va di nuovo a richiamare il corrispondente programma di input-output, si eseguono le istruzioni del segmento 4, si invia il comando di input-output, si aspetta che il dispositivo termini, si eseguono le istruzioni del segmento 5, poi si torna alla prima istruzione del segmento 3. Okay? Si eseguono tutte, la CPU esegue tutte le istruzioni del segmento 3 finché di nuovo deve inviare una write e di nuovo questa write seguirà sempre lo stesso tipo di schema. Okay? Quindi capite che questa organizzazione porta a periodi di non utilizzo della CPU nella maniera più efficiente nel momento in cui si deve interagire con un dispositivo esterno. Okay? Vediamo cosa cambia nel caso in cui invece sia possibile utilizzare un meccanismo di interruzione. Okay? Avete domande? Sì? Ma se nel caso che il segmento di istruzioni 2 avesse bisogno di qualche dato proveniente dall'input, cioè da un dispositivo di input, lì allora ci sarebbe. Allora, nel caso in cui non ci sono le interruzioni, è la CPU e il programma che temporizza tutte le interazioni con i dispositivi. Quindi nel caso in cui ci sia bisogno di acquisire un input, sarà eseguito da parte della CPU un comando di attesa di input da un determinato dispositivo. Okay? Quindi, esatto. Quindi è sempre la CPU che fa tutto il lavoro qui. E nel momento in cui invia però un comando a un dispositivo, deve aspettare che il dispositivo termini l'esecuzione di quel comando. Notate che se il dispositivo in qualche modo è non funzionante, anche i bit di stato sono non funzionanti, la CPU rimane lì in attesa per sempre. Okay? Quindi il programma rimane bloccato. Cosa succede se invece si può usare il meccanismo delle interruzioni? Essenzialmente cosa prevede il meccanismo delle interruzioni? Prevede che quando, e qui siamo nel pannello centrale, quando viene inviato il comando di input-output, la CPU torna a eseguire il comando, le istruzioni del programma utente. Perché si può permettere di far questo? Perché quando il dispositivo avrà terminato l'esecuzione del comando, avviserà la CPU attraverso una interruzione. Okay? Quindi un segnale che avviserà la CPU, toc toc, finito. Okay?
e questo è rappresentato in questo grafico da questo asterisco. Questo è il momento in cui si ipotizza arrivi un segnale di interruzione alla CPU che lo avvisa che il dispositivo ha terminato di eseguire il comando che era stato specificato da questa write. E infatti vedete che da questo punto in poi viene eseguita la parte finale del programma di input-output e poi si ritorna a eseguire i comandi utente. Okay? Allora, qui è fondamentale che capiate che le uniche istruzioni qui di input-output sono queste write. Okay? Perché è fondamentale? Perché ovviamente la CPU si può permettere di andare avanti con l'esecuzione del programma utente solo se non ha bisogno di eseguire delle altre scritture, okay? Perché deve comunque aspettare che la prima scrittura termini. Okay? Questo ci porta poi dopo al pannello più a destra, che ci fa capire che in alcuni casi sfavorevoli comunque la CPU deve aspettare. Okay? Però in questo caso più favorevole vedete che l'interruzione di completamento dell'esecuzione del comando di input-output arriva a metà del segmento 2 e a metà del segmento 3. Okay? Quindi in tutti e due i casi vedete che la CPU non ha aspettato mai. Perché? Perché nel momento in cui ha eseguito la prima write, ha eseguito le istruzioni di preparazione del comando di input-output 4, ha eseguito il comando e subito è tornata al lavoro sul segmento 2. Okay? Mentre stava eseguendo le istruzioni del segmento 2, riceve un'interruzione, quindi sa che il dispositivo ha terminato e quindi va a eseguire la parte rimanente del programma di input-output, quella che controlla se tutto è andato a buon fine oppure no. Okay? Quindi, una volta terminata l'esecuzione del segmento 5, ritorna a completare l'esecuzione del segmento 2. Quando trova un'altra write, eseguirà il segmento 4 del programma di input-output per quella chiamata, eseguirà il comando di input-output e subito torna al lavoro sul segmento 3. Mentre sta eseguendo le istruzioni del segmento 3, vedete qui arriva l'interruzione e quindi può subito andare a eseguire le istruzioni del segmento 5, terminate queste può completare il segmento 3. Okay? Quindi vedete che la CPU è stata sempre attiva, quindi o eseguendo istruzioni del programma utente o eseguendo istruzioni del programma di gestione dell'input-output. Domanda? Se il secondo write arriva prima dell'istruzione. Allora il pannello 3, grazie per il passaggio. Allora, il pannello 3 propone proprio questo scenario, quindi lo scenario rappresentato dal pannello 2 è uno scenario ottimistico, ok? Cioè il caso in cui i segmenti 2 e 3 siano talmente ampi per cui il dispositivo fa in tempo a completare l'esecuzione dell'istruzione di input-output. Okay? Se questo non è il caso, se il dispositivo è particolarmente lento, cosa succede? Succede, vedete, che, caso più a destra, dopo l'esecuzione della prima write viene eseguito il segmento 4, il comando di input-output e la CPU torna al programma utente e esegue le istruzioni del segmento 2, ma vedete che non arriva l'interruzione, quindi quando si trova a dover eseguire un'altra write sullo stesso dispositivo non può andare avanti, perché? Perché deve prima aspettare che sia terminata la prima write, ok? Quindi in quel caso lì c'è attesa passiva, quindi rimane in attesa che arrivi l'interruzione. Okay? Allora se il sistema è in time sharing, quello che può succedere in questo caso è piuttosto che aspettare passo ad eseguire le istruzioni di un altro programma, di un altro utente. Quindi c'è il cosiddetto cambiamento di contesto. Okay? Se invece il sistema è mono utente e mono programma, quindi si esegue un solo programma di un solo utente alla volta, la CPU non deve fare altro che aspettare.
deve aspettare che il benedetto dispositivo termini con la sua esecuzione. Per cui vedete, quando questo termina, allora può eseguire la write, quindi di nuovo esegue le istruzioni del segmento 5 per completare la scrittura e poi procede. E di nuovo qua vedete quello che succede, che non arriva l'interruzione prima della fine del segmento 3, quindi prima dell'arrivo di un ulteriore write sempre sullo stesso dispositivo, e quindi deve rimanere in attesa che arrivi l'interruzione. Gli eventuali programmi metà completati quando arriva l'interruzione deve conservare un'altra memoria. Oh, bravo, questo è un altro passaggio. Allora, quello che succede è questo. Allora, nel momento in cui, correggimi, cioè avvisami se non ti do la risposta, cioè la risposta che te mi chiedevi è cosa succede cioè come può la CPU lasciare in sospeso l'esecuzione di questo programma e riprendere quello utente. Allora, avviene il cosiddetto cambio di contesto di esecuzione, ok? Che è descritto schematicamente in questo schema. Quindi vedi il trasferimento del controllo per una interruzione. A sinistra avete la rappresentazione grafica del programma utente, a destra quello del cosiddetto interrupt handler. Okay? Per cui la CPU inizia ad eseguire le istruzioni del programma utente, l'istruzione iesima è quella che richiede l'esecuzione di un programma di input-output, per cui quello che succede è che vengono memorizzati tipicamente all'interno della memoria principale in un'area che è riservata per questo scopo e tipicamente fa parte dell'area di memoria che è utilizzata dal sistema operativo, che è l'insieme delle procedure che permettono una gestione efficiente e corretta delle risorse di calcolo. Secondo semestre c'è il corso di sistemi operativi, per cui capirete ancora di più, ma essenzialmente il sistema operativo ha riservate le locazioni di memoria con indirizzi più bassi, cui può accedere solo il sistema operativo, i programmi utente non hanno accesso, in quell'area di memoria vengono salvati i contenuti dei registri che caratterizzano l'esecuzione del programma, ad esempio il valore, il contenuto del program counter, gli eventuali registri che sono utilizzati per l'esecuzione. Questo dà modo alla CPU di poter caricare all'interno del program counter l'indirizzo della prima istruzione che gestisce l'input-output, okay? E quindi sia il registro program counter che il registro IRE che tutti i registri ad uso generale possono essere dedicati all'esecuzione del programma di gestione dell'input-output. Quando questo termina si recupera dalla memoria il contenuto che era stato salvato relativamente all'esecuzione del programma utente, per cui si riporta all'interno del program counter il suo valore prima dell'interruzione. La stessa cosa vale per altri registri che sono fondamentali per il corretto funzionamento del programma. Okay? Quindi è come congelare, mettere in un freezer lo stato attuale per poi ripristinarlo. Ok? Avete qualche altra domanda? Vedremo poi più in dettaglio anche questo meccanismo di salvataggio del cosiddetto stato e del recupero dello stato. Quello che mi interessa a questo punto però è che abbiate capito il vantaggio di avere le interruzioni. Ok? Va bene, allora facciamo di nuovo la pausa adesso e poi riprendiamo un pochino più in dettaglio l'esempio. Ok, allora cerchiamo di capire un pochino più nel dettaglio
appunto il concetto di trasferimento del controllo per una interruzione. Ripeto, vedremo un po' più di dettaglio andando avanti, poi quando esamineremo un pochino più in dettaglio la gestione dei dispositivi di input-output, d'accordo? Quindi qui ci facciamo un'idea generale, ma comunque sufficiente per comprendere il meccanismo delle interruzioni. Quindi, di fatto, la gestione delle interruzioni modifica quella rappresentazione grafica sui vari stadi che costituiscono la fase di esecuzione di una istruzione, ok? Perché? Perché il ciclo, la gestione delle interruzioni va aggiunto al ciclo di esecuzione, quindi al termine dell'esecuzione di ogni istruzione bisogna verificare se è avvenuta un'interruzione oppure no, quindi vedremo come si modifica appunto il ciclo. Quello che succede è che di fatto dopo aver terminato l'esecuzione di una istruzione, la CPU controlla se ci sono interruzioni pendenti. Okay? Quindi qui stiamo assumendo di eseguire una istruzione alla volta, quindi non siamo nel contesto delle architetture più moderne dove è possibile in parallelo eseguire più istruzioni, perché in quel caso la situazione diventa un pochino più complessa. Assumiamo di eseguire una istruzione alla volta, l'interruzione può arrivare in qualunque momento, però la CPU deve garantire che nel momento in cui inizia a eseguire una istruzione porti a termine l'esecuzione di quella istruzione. Okay? Quindi intanto termina con l'esecuzione di una istruzione, poi prima di iniziare a effettuare il fetch dell'istruzione successiva verifica se nel frattempo si sono verificate delle interruzioni. Quando si parla di interruzioni pendenti significa che queste interruzioni sono arrivate mentre era in fase di realizzazione l'esecuzione di una istruzione. Perché più di una? Perché ci possono essere sia interruzioni di natura diversa, okay? Il timer, il dispositivo di input-output e così via, ma anche da parte di più dispositivi, eventualmente se ad esempio il programma prevede l'interazione con più dispositivi e quindi può essere successo che sono state effettuate write su dispositivi diversi e per cui indipendentemente ogni dispositivo coinvolto nella scrittura a sua volta potrà generare una interruzione. Quindi la CPU controlla se ci sono interruzioni pendenti. Se non trova interruzioni pendenti, può proseguire con l'esecuzione dell'istruzione successiva, come specificato dal program counter. Okay? Se invece ci sono interruzioni pendenti, quello che la CPU fa è sospende l'esecuzione del programma corrente. Questo implica il salvataggio del cosiddetto contesto, quindi ad esempio l'indirizzo della prossima istruzione che è memorizzato all'interno del program counter. Abbiamo capito che lo salva in un'area dedicata a questo scopo. Imposta il program counter all'indirizzo dell'inizio del programma di gestione dell'interruzione, quindi nel caso di interruzione di input-output abbiamo visto che c'è il programma che gestisce il comando di input-output, quindi l'indirizzo della prima istruzione di quella procedura. Quindi esegue il programma di gestione dell'interruzione e quando termina con questa esecuzione rimette il contesto al suo posto, quindi preleva dall'area di memoria riservata le informazioni che aveva salvato, le ripristina all'interno degli opportuni registri e continua con l'esecuzione, ma in maniera del tutto naturale. Perché? Perché uno dei registri per cui si è salvato il contenuto è il program counter. E il program counter, nel momento in cui si è sospesa l'esecuzione, vedete, sarà già pronto a puntare l'istruzione successiva a quella che è stata appena eseguita dalla CPU, perché prima si esegue l'istruzione, poi si controlla se c'è l'interruzione, se non c'è l'interruzione si prosegue con l'istruzione, se c'è l'interruzione si inizia a eseguire il programma che gestisce l'interruzione.
quando il programma gestisce l'interruzione è terminato, si ripristina il contenuto originario del program counter, che quindi puntava all'istruzione successiva a quella che era stata eseguita prima di servire l'interruzione. Okay? Quindi come diventa il ciclo di esecuzione con l'inserimento delle interruzioni? Vi ricordate, avevamo fetch dell'istruzione, esecuzione e quindi ciclo fra queste due fasi. Adesso alla fine della esecuzione di un'istruzione si va a verificare se c'è un'interruzione oppure no, e eventualmente si torna a eseguire un'istruzione del programma, quella successiva, oppure del programma di gestione dell'interruzione nel caso in cui ci sia stata una interruzione. Vedete da questa rappresentazione grafica che è anche possibile disabilitare le interruzioni, e vi darò un'idea di perché questo può essere utile, e nel caso in cui siano disabilitate le interruzioni non si passa neanche attraverso questo stadio di check, okay? Per cui si torna direttamente al fetch dell'esecuzione, dell'istruzione successiva. Se invece le interruzioni sono abilitate, allora vedete, si fa questa verifica. Anche all'interno di questa verifica qui si può decidere di mascherare alcune interruzioni. Allora, due parole sul perché è utile disabilitare le interruzioni. Allora, ho parlato di sistema operativo. Il sistema operativo, abbiamo detto, è costituito da quell'insieme di procedure che permettono la gestione efficiente e corretta delle risorse di calcolo di un calcolatore. Okay? Fra queste c'è ad esempio la gestione della memoria. Quale area di memoria è allocata per un utente per eseguire un programma, ok? Quindi quello che succede è che il sistema operativo ha delle strutture dati all'interno di quale mantiene tutte queste informazioni, cioè per un utente, un determinato programma dell'utente, qual è l'area di memoria che gli è stata assegnata, qual è la parte di file system, quindi di gestione dei file che gli è stata assegnata, e così via. Una sorta di associazione fra, cioè è un'associazione fra utente e programma in particolare, quindi programma dell'utente, e quali risorse di calcolo sono a lui dedicate. L'aggiornamento di queste strutture dati è un aggiornamento che non può essere fatto con una sola istruzione, quindi c'è bisogno di eseguire più istruzioni. Per garantire il corretto aggiornamento di queste strutture dati, è bene che il sistema operativo non sia interrotto durante questi aggiornamenti, okay? Perché c'è il rischio che altrimenti le strutture dati non siano aggiornate nella maniera corretta e che quindi ci possa essere poi un malfunzionamento, ad esempio assegnare la stessa area di memoria a programmi diversi. Allora, per questo motivo si dà la possibilità alla CPU, o meglio sotto modalità supervisore, quindi quando si vanno a eseguire istruzioni critiche da parte del sistema operativo, di disabilitare le interruzioni, così si è sicuri che si porta a termine ogni volta l'aggiornamento di queste strutture dati, altrimenti c'è il rischio che queste strutture dati rimangano temporaneamente non aggiornate correttamente, ma poi se la procedura di gestione di interruzione va a leggere da quelle strutture dati ci può venire fuori un casino. Okay? Quindi è meglio disabilitare. Anche all'interno della gestione delle interruzioni ci può essere la possibilità di mascherare alcune interruzioni. Cosa significa? Momentaneamente non considerare determinate interruzioni, e questo è legato magari a quello che vedremo anche successivamente, cioè al fatto che ci possono essere alcune interruzioni che sono più urgenti da trattare rispetto ad altre, okay? Oppure per la funzionalità che il programmatore vuole realizzare e per aumentare magari l'efficienza di calcolo per motivi di real time o di risposta del programma all'interno di un certo intervallo di tempo, si preferisce non servire subito
alcune interruzioni che non sono considerate importanti per quella esecuzione. Okay? Per cui si può anche selettivamente selezionare quale interruzione non servire subito. Okay? Allora, questo quindi è il ciclo di esecuzione con le interruzioni. Se torniamo al nostro esempio di interruzione con la scrittura, quindi faccio riferimento a questo punto, a questo schema che abbiamo visto prima, giusto per rimarcare la differenza fra lo scenario che è rappresentato dal pannello centrale e quello che è rappresentato invece dal pannello più a destra, quindi abbiamo detto breve attesa di input-output e lunga attesa di input-output. Abbiamo detto in questo primo scenario essenzialmente la CPU non è mai in attesa passiva, in questo secondo invece sì. Dal punto di vista grafico lo possiamo rappresentare andando a considerare proprio cosa succede senza utilizzare le interruzioni, per cui vi ricordate la CPU parte con l'esecuzione delle istruzioni nel primo segmento del programma utente, poi c'è l'esecuzione della write che porta all'esecuzione delle istruzioni del segmento 4, che è il segmento iniziale del programma di gestione dell'input-output. Poi c'è l'esecuzione del comando di input-output e lì il processore deve aspettare finché il dispositivo non termini l'esecuzione di quel comando. Okay? Per cui vedete qui l'attesa del processore è rappresentata da questo rettangolo in grigio. Quando finalmente l'operazione di input-output è conclusa, si può terminare con la procedura di gestione dell'input-output, quindi le istruzioni del segmento 5 che verificano se è tutto andato a buon fine oppure no, poi si riparte con il segmento 2 del programma utente, c'è di nuovo la chiamata, la scrittura, la write, quindi segmento 4 del programma di gestione, attesa del processore, conclusione quando è finita l'operazione di input-output della procedura di gestione dell'input-output con le istruzioni del segmento 5 e infine segmento 3 del programma utente. Vedete che senza interruzioni ci sono questi due momenti in cui il processore non fa nulla e deve aspettare che il dispositivo termini l'esecuzione del comando di write. Okay? Nel caso in cui ci sia invece la possibilità di utilizzare le interruzioni, vedete che dopo l'esecuzione delle istruzioni del segmento 1 e 4, il processore non aspetta la terminazione del comando di input-output, ma inizia a eseguire le istruzioni del segmento 2. Esegue le prime istruzioni, il segmento 2A, poi dopo arriva l'interruzione e quindi prosegue con la parte finale dell'esecuzione del programma di gestione di input-output per poi riprendere con il segmento 2. E così via anche nel caso 3, vedete? 3A, 5, 3B. Quindi in questo caso vedete proprio graficamente che non c'è nessun periodo di attesa da parte della CPU. Okay? Quando invece il dispositivo di input-output impiega tanto tempo, succede quello che vedete qui a destra, per cui vedete che dopo aver preparato l'esecuzione del comando di input-output, viene inviato il comando di input-output, la CPU torna a eseguire il segmento 2 e riesce a terminare l'esecuzione di tutte le istruzioni del segmento 2 incontrando la nuova write prima ancora che il dispositivo abbia terminato. Per cui vedete l'operazione di input-output in questo caso impiega tutto questo tempo. In questo caso, siccome la write coinvolge lo stesso dispositivo, bisogna per forza attendere la terminazione della prima write. Okay? Quindi qui di nuovo vedete che il processore è costretto ad attendere. Però mentre prima attende tutto il periodo di esecuzione del comando di input-output, nel caso in cui non ci siano interruzioni, nel caso in cui ci siano interruzioni, parte di questa attesa può essere occupata dall'esecuzione delle istruzioni del segmento 2. Okay?
quindi c'è un pochino di vantaggio che magari graficamente non è riportato in maniera così eclatante da questa rappresentazione grafica, ma effettivamente è significativo. La stessa cosa può succedere nel caso 3, ovviamente può anche succedere una situazione mista in cui in un caso bisogna che il processore aspetti, nell'altro caso magari succede che invece l'interruzione arriva mentre la CPU sta facendo altro lavoro, d'accordo? Quindi questi sono i due casi estremi, il caso più favorevole in cui tutte le operazioni sono tali per cui l'interruzione arriva mentre la CPU sta facendo altro lavoro, e questo è il caso pessimo in cui in tutti i casi la CPU arriva fino all'esecuzione di una nuova write sullo stesso dispositivo e quindi si deve comunque mettere in attesa, anche se meno rispetto alla presenza delle interruzioni. Avete domande? Fin qui vi torna tutto? Sì? No? Speriamo. Allora, nuova rappresentazione del ciclo con l'inserimento delle interruzioni. Quindi vedete che qua c'è adesso aggiunta questa parte finale dove dopo aver memorizzato i risultati della esecuzione dell'istruzione si va a verificare se c'è un'interruzione oppure no. Nel caso in cui ci sia un'interruzione si passa alla gestione dell'interruzione, altrimenti se non ci sono interruzioni si torna a eseguire il normale ciclo esecutivo. Okay? Allora questo è il nostro schema quasi definitivo, vedremo che lo schema definitivo lo troveremo poi quando dopo aver parlato dei modi di indirizzamento, okay? Perché la gestione dell'indirettezza, cioè del fatto che un operando si possa trovare specificato come non in maniera diretta ma in maniera indiretta, non è ancora gestita in questo schema. Okay? Qua si parla semplicemente di calcolo dell'indirizzo degli operandi, calcolo dell'indirizzo dell'istruzione dove andare a effettuare il fetch dell'istruzione. Quello in effetti rimane lo stesso, ma per quanto riguarda gli operandi potrebbero anche essere specificati usando un indirizzamento indiretto e quindi vedremo che questo complica un pochino di più questo schema. Okay? Invece quello che, di cui vi volevo parlare in conclusione di questa parte del corso è il fatto che le interruzioni, appunto abbiamo detto, possono essere anche multiple. Non c'è nulla che ci vieti di avere, nel momento in cui un'istruzione è in esecuzione, l'arrivo di più interruzioni. Quindi quando si parla di interruzioni multiple si parla del fatto che durante l'esecuzione di una istruzione possono arrivare interruzioni di varia natura. Okay? Come si gestiscono queste interruzioni? Un pochino l'ho accennato già prima, essenzialmente qui vedete che abbiamo varie possibilità, in particolare quello che può succedere è che arrivi un'interruzione, la CPU inizia a servire quella interruzione, mentre sta servendo quella interruzione avviene un'altra interruzione da parte di un altro dispositivo. Okay? Allora, a questo punto cosa si può fare? Una prima scelta è quella di disabilitare le interruzioni durante la esecuzione di una procedura di gestione di un altro tipo di interruzioni o da parte di un altro dispositivo. Perché secondo voi può essere fastidioso dover servire un'altra interruzione mentre si sta servendo già una interruzione? Perché bisogna di nuovo cambiare il contesto. Okay? Quindi questa cosa si può gestire, però lo si deve fare in maniera controllata, perché ogni volta che cambiamo contesto dobbiamo salvare il contenuto perlomeno del program counter, della PSW, vedremo che è la
Program Status Word e anche eventualmente di altri registri. Se continuiamo ad avere un'interruzione dopo l'altra, rischiamo addirittura anche di finire la memoria che è dedicata per questo tipo di attività, ok? E poi comunque ogni volta che si salva il contesto, cioè dell'attività che deve essere fatta, quindi un po' di rallentamento nella velocità di esecuzione, ok? Quindi una scelta che è anche quella più semplice dal punto di vista della logica che deve essere implementata all'interno della CPU, questo è un parametro che non dovete mai dimenticare, perché più volete far fare cose complesse a una CPU, più avete bisogno di circuiti complessi e il progettista deve quindi fare un progetto più complesso e la realizzazione all'interno del chip implica un circuito più complesso, quindi maggiore complessità nella realizzazione fisica, ok? Quindi oltre al problema contingente che può essere limitato, oggigiorno le memorie non sono più un problema, dovete considerare anche tutte le conseguenze realizzative di una logica complessa. Progettazione del circuito più complesso, realizzazione del circuito più complesso. Okay? Per cui la soluzione più semplice è quella di disabilitare le interruzioni mentre si sta servendo una interruzione. Quindi la CPU ignorerà altre interruzioni mentre gestisce la prima. Questo non significa che si dimentica di delle interruzioni arrivate, ma semplicemente le ignora e le servirà appena possibile. Okay? Quindi le interruzioni rimangono, in gergo si dice, pendenti, quindi non sono ancora state servite, e sono controllate solo dopo che la prima è stata gestita completamente. Okay? Quindi si va avanti con la gestione di una sola interruzione alla volta. Quindi le interruzioni sono gestite nella sequenza in cui sono richieste. La prima che arriva è la prima a essere servita e così via. Okay? Altra possibilità è definire delle priorità. Questo perché? Perché se pensate alle interruzioni che arrivano da dispositivi di input-output diversi, quello che può succedere è che ci siano dispositivi di input-output più lenti e altri più veloci. E che quelli più veloci, se non si legge subito il dato a disposizione, c'è il rischio che si perda quel dato. Okay? Pensate ad esempio ad una comunicazione che arrivi, sì, ad esempio anche dal mouse stesso rispetto alla tastiera. Okay? La tastiera è un dispositivo di input molto lento anche rispetto al mouse, anche se bufferizzate l'informazione che arriva dal mouse, se il buffer si riempie rischiate che poi dopo l'informazione successiva o viene persa in origine o venga, si sovrascriva quella più vecchia. Okay? Quindi proprio per gestire dispositivi con velocità diversa si può dare priorità maggiore ai dispositivi che sono più veloci, perché altrimenti si rischia di attendere troppo tempo per servire dispositivi più lenti e di perdere l'informazione che proviene dai dispositivi, ad esempio in ingresso, più veloci. Okay? Quindi in questo caso si definisce una priorità e di fatto le interruzioni con priorità più bassa possono essere interrotte da interruzioni con priorità più alta. Okay? Quindi questo di fatto appunto permette di interrompere la procedura di gestione delle interruzioni di dispositivi lenti a favore dell'esecuzione della procedura di gestione delle interruzioni per dispositivi più veloci, in modo da non perdere dati e poi si torna all'esecuzione della prima procedura di gestione dell'interruzione. Quindi qui vedete una rappresentazione grafica con la gestione sequenziale delle interruzioni, in cui si disabilita il meccanismo delle interruzioni e poi dopo appena la procedura, in questo caso di gestione dell'interruzione X, termina, si riconosce che ci sono altre interruzioni pendenti e quindi la seconda che era arrivata viene a essere servita e così via di seguito. Il rischio, abbiamo detto, dunque
questa gestione semplifica la costruzione dei circuiti, perché non bisogna diciamo, prevedere la possibilità di avere gestioni annidate delle procedure di interruzioni, però si corre il rischio in questo modo di perdere alcuni dati nel caso in cui ad esempio la seconda interruzione provenga da un dispositivo veloce mentre la prima da un dispositivo molto lento. Okay? Quindi per servire il dispositivo molto lento si perdono alcuni dati del dispositivo più veloce. Sotto quello scenario allora si preferisce utilizzare invece una cosiddetta gestione annidata, dove la seconda interruzione, vedete, essendo a priorità più alta, implica l'interruzione della esecuzione della procedura che gestisce la prima interruzione a favore dell'esecuzione della procedura che gestisce la seconda interruzione. Okay? Così che si possano servire i dispositivi più lenti, più veloci, e quindi poi riprendere con il servire le interruzioni relative ai dispositivi più lenti. Okay? Quindi qui però vedete c'è bisogno di gestire una situazione un po' più complessa e quindi una logica un pochino più articolata. Chiaro? Domande? Ok, va bene, quindi con questo abbiamo parlato delle interruzioni, adesso facciamo una veloce carrellata su un pochino più di dettaglio sulle connessioni fra le varie componenti, quindi abbiamo detto CPU, memoria, modulo di input-output. Quindi di fatto tutte le componenti di un calcolatore sono connesse fra di loro attraverso il battery sistema, vedremo che in effetti di bus ce ne saranno anche più di uno, sempre per tener conto della varia velocità che ogni dispositivo può avere. Di fatto abbiamo anche connessioni, se ci pensate un po', di tipo diverso, no? Quando abbiamo parlato di accesso alla memoria abbiamo detto la linea dati, la linea indirizzi, le linee di controllo, okay? Quindi anche tipi diversi di connessione per diversi tipi di componenti, memoria, input, output e CPU. Qui vedete una rappresentazione grafica di quali sono gli input, i vari scenari di input per le varie componenti e vari scenari di output. Okay? Questo rientra nel nostro schema di esplorazione in cui abbiamo detto partiamo dall'alto e poi andiamo sempre più nel dettaglio, quindi abbiamo detto che sono queste tre componenti, però poi dobbiamo anche capire queste componenti come interagiscono fra di loro. Okay? Per cui abbiamo già capito che la memoria sicuramente avrà in ingresso delle linee dati per diciamo, portare il dato all'interno della memoria o per in questo caso anche leggere il dato dalla memoria, infatti vedete che in output avete i dati, in ingresso avete sicuramente indirizzi per specificare qual è la locazione di memoria da leggere o da scrivere e sicuramente avete le linee di controllo che vi dicono se bisogna leggere o scrivere. Okay? Quindi vedete che in ingresso la memoria ha linea di lettura o scrittura, che specifica se leggere o scrivere, sicuramente le linee indirizzo, sicuramente le linee dato nel caso della scrittura. In output fornisce i dati e basta. Okay? Quando c'è da leggere, in output abbiamo solamente dati. Il modulo di input-output, qui si assume appunto con più porte, quindi con la possibilità di gestire più dispositivi, è un pochino più complesso rispetto alla memoria. Perché? Perché è un intermediario, okay? Quindi si frappone fra la CPU e i veri dispositivi che vengono a essere poi gestiti da lui. Quindi in ingresso
vedete, è abbastanza simile alla memoria, perché di nuovo un dispositivo di input-output o è in lettura o in scrittura, quindi ci saranno le linee di controllo, vedete, in lettura e scrittura come nel caso della memoria. L'indirizzo in questo caso corrisponde all'identificativo della periferica che è gestita dal modulo di input-output, quindi un modulo di input-output può gestire fino in questo caso M porte, quindi M dispositivi diversi. Ogni porta avrà un identificativo che è all'analogo, se pensate, ad un indirizzo di una locazione di memoria. Okay? Quindi sarà specificato probabilmente con molte meno linee rispetto a un indirizzo di memoria, perché la quantità di dispositivi che si gestiscono non è mai troppo alta, e però la funzione è la stessa. E poi, se ci pensate bene, i dati in ingresso da un modulo possono provenire o dalla CPU, nel caso di scrittura verso un dispositivo, oppure da un dispositivo esterno, da essere inviate alla CPU, che poi penserà a memorizzarle in memoria. Quindi vedete che avete dati interni o dati esterni. Dati interni sono i dati che provengono dalla CPU, che non fa altro che leggere dalla memoria e inviarli al modulo di input-output, a meno che non sia presente quello che vedremo essere un dispositivo ad hoc per il trasferimento dei dati, che è il DMA. Okay? I dati però possono arrivare anche dal dispositivo che è collegato a una delle M porte del modulo di input-output. Quindi queste sono tutte le informazioni in ingresso. In uscita cosa avete? Non semplicemente una linea dati come nel caso della memoria, perché di nuovo potete avere dati interni o dati esterni, quindi dati che sono stati letti dall'esterno e girati all'interno verso la CPU, che poi penserà a memorizzarli in memoria, oppure dati che ha ricevuto dalla CPU e che devono essere inviati a uno degli M dispositivi che sono gestiti da lui. Okay? E poi vedete anche i segnali di interruzione, okay? Perché abbiamo detto che la gestione efficiente dei dispositivi avviene tramite il meccanismo delle interruzioni, quindi è il modulo di input-output che si preoccupa di segnalare alla CPU quando un dispositivo ha terminato l'esecuzione di un comando. Quindi è il modulo di input-output che invia l'interruzione alla CPU. Okay? Quindi in output abbiamo anche i segnali di interruzione. Infine, vedete la CPU. Quali sono i dati in ingresso? Qui vedete, in effetti si distingue fra istruzioni e dati, anche se sapete bene che provengono tutti dalla stessa sorgente, no? Perché il bus di sistema ha la linea dati che trasferisce il contenuto delle locazioni di memoria, ma il contenuto delle locazioni di memoria può essere un dato come può essere il codice di una istruzione. Okay? Quindi il motivo per cui avete questa separazione è proprio per mettere bene in chiaro che l'interpretazione della configurazione binaria è diversa in questi due casi, cioè quando si legge il contenuto di una istruzione si effettua il fetch dell'istruzione o quando invece si effettua il fetch di un operando. Okay? E in ingresso, ricordatevi, ci sono sempre segnali di interruzione che provengono dal modulo di input-output. In uscita, cosa emette la CPU? Indirizzi che possono essere o indirizzi di memoria, di locazioni di memoria, oppure indirizzi che identificano uno dei dispositivi che sono gestiti dal modulo di input-output. Dati che possono essere o i dati che devono essere memorizzati all'interno della memoria, oppure internal data, vedete qui, sono mandati in ingresso al modulo di input-output per essere trasferiti a un dispositivo di output. E infine segnali di controllo che corrispondono a quel read e write o sulla memoria oppure sui moduli di input-output, e poi ci sono anche altri segnali di controllo più articolati. Ok? Domanda? Ma
è interno. È interno al sistema. Diciamo che questa è una visione abbastanza schematica ed ad alto livello. Diciamo, qui stiamo mettendo in evidenza le interconnessioni fra queste tre componenti. Okay. Ci sono alcuni interrupt che sono interni alla CPU, perché quando hai overflow accade all'interno della CPU. Okay. Quindi qui noi stiamo mettendo in evidenza in che modo queste tre componenti interagiscono fra di loro. Okay. Va bene, tutto questo quello che vi ho detto lo trovate poi scritto anche sui Lucidi in maniera più dettagliata, ok? Quindi adesso non sto a ridirvi, a rileggervi quello che vi ho già detto a voce, ma essenzialmente tutto quello che vi ho detto quando vi ho descritto lo schema lo ritrovate poi sui Lucidi in modo che avete la descrizione sui Lucidi stessi, ok? Quindi connessioni input-output, connessioni per la CPU. Quindi poi qua anche c'è l'interazione fra singole componenti che di nuovo vi ho già spiegato e che trovate scritti su questi Lucidi. La prossima volta, visto che siete su piede di guerra e che volete andare via, ve lo concedo perché solo perché devo iniziare un nuovo argomento e in 10 minuti non farei un buon lavoro, ok? Quindi parleremo di bus.